Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liché. Antonino Spinalbese gioca finalmente a carte scoperte, dopo il vespaio in puntata, mette le cose in chiaro con Sofia Gaele. L'air stylist Antonino Spinalbese rappresenta uno dei personaggi più indecifrabili della settima edizione del GF VIP. L'ex di Belen Rodriguez, infatti, mantiene sempre un aplomb controllato e guardingo. Durante le prime settimane di permanenza nel format, inoltre, ha studiato accuratamente i compagni di avventura. Dopo le avvisaglie di un flirt nascente con Ginevra Lamborghini, in seguito squalificata dal gioco, Antonino si sta prestando ad un curioso tira e molla tra le giovani Antonella Fiordelisi e Sofia Gaele De Donà. Se la prima, però, è legata al volto di, Forum, Edoardo Donnamaria, la seconda risulta sposata all'imprenditore statunitense Bradford Beck. Dopo aver più volte condannato gli atteggiamenti troppo espansivi di Sofia Gaele, sostenitrice dell'amore libero, il parrucchiere si è visto sbugiardato in diretta dalla madrina dei social Giulia Salemi. Se la giovane sposina reduce da il collegio ricerca la sua compagnia costantemente, la rete ha rilevato da parte di Antonino un atteggiamento incoraggiante, e persino allusivo. Giulia Salemi ha mostrato ai vipponi in casa un tweet rivelatore, in cui Antonino ricercava ripetutamente il contatto fisico con Sofia Gaele De Donà, e sbugiardando quindi la narrazione che la vedrebbe succube dell'air stylist. La reazione di Spinalbese e dell'ex fiamma Ginevra Lamborghini ha divertito immensamente il pubblico del programma, finalmente è stato tutelato anche l'onore di Sofia Gaele, sinora dipinta come svenevole e provocatrice. Nel post puntata, però, Antonino ha reagito in modo infastidito, pungolando nell'orgoglio Sofia Gaele nonostante il video inequivocabile. Io e Gaele, ha esordito il parrucchiere, riferendosi a lei con la terza persona, giochiamo, sapendo che non c'è nulla di più o di meno. Quindi lo facciamo perché ci fa piacere. Quello che è nato dopo, è nato dal tuo video, il video che hai fatto in confessionale, a parlare con Charlie. Quindi, Gaele, la zappa te la sei tirata tu sui piedi, probabilmente l'air stylist alludeva all'eccessivo peso dato al loro flirt televisivo, gonfiato ad hoc per amor di ascolti. La sua reazione, però, appare piuttosto come una tardiva corsa ai ripari dopo lo schiaffo morale ricevuto da Giulia Salemi. Voi che ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.